Amici, come vi dicevo, la mezzanotte è abbondantemente passata. Lascio il microfono al nuovo inviato di Venin TV per la After Midnight, Felice Milani, che vi delizierà con le sue interviste proibitissime. Vai, Felice! Vieni qua un attimo, non mi sfuggire. Come trovi questa serata vissuta un po' al di fuori di quello che sono le tradizioni della gente della distribuzione automatica? Perché pensano sempre che noi siamo dei tristi, che pensiamo un sacco di stupidate. Dimmi qualcosa anche te di questa serata, parla. Probabilmente è vero che il momento è difficile per tutti, passare 2-3 giornate in distensione con colleghi con i quali ti confronti magari anche duramente su gare d'appalto, fa sempre bene, perché in un contesto comunque di festa, e penso che possa che far bene a tutti noi, per cui diciamo divertiamoci, un po' di lavoro, tanto divertimento, ci fa tutti bene stare 2-3 giorni lontano dall'ufficio. Sì, perché bisogna avere l'idea di non parlare di crisi, tu devi parlare, io continuo a dirlo, parlare di Milan, parlare di vacanze, parlare, guarda, dell'inquilino del quarto piano. Guarda, ognuno deve spiare le sue colpe. Se sei del Milan, le stai spiando. No, io sto andando alla grande. E questo è un Se sei contento col Milan, si accontenti tutti. Sono felice. Aspetta. Massimo, per piacere, dimmi qualcosa di questa serata così interessante. È bellissima. Allora, e questo è l'ambiente che bisogna creare con Confida e con il Vending Cruise. È l'ambiente giusto per poter fare crescere il valore del nostro settore. Di quello che può essere la vendita e guadagnare qualche lira. Assolutamente sì, è così che si fa business. Va bene, ti ringrazio. Per piacere, mi vuoi dire qualcosa su quello che è il vending? Dimmi. Come lo trovi il campo del vending? Il vending come lo trovi? Lo trovo un settore molto interessante e con tante opportunità di crescita, con gente molto simpatica. Manda un bacio a tutti i gestori, che gli fa bene il momento, che sono tristi. Va bene. Un bacio. Bonsoir, buon nuit, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Qu'est-ce que chose sur la distribution automatique? Mais la distribution automatique est un métier, un très beau métier. Bon, le problème, c'est les prix. On doit augmenter les prix. Dobbiamo alzare il prezzo. Il prezzo. Il prezzo. Ed è toujours que je parle d'acheter le prix. Pas. Et le problème, c'est le gestionnaire. Le problème, c'est les spatules, elles sont trop chères. Non, les spatules. Si, mais il y a la qualité. C'est du vache. Ouais. Le spatule qu'il n'est pas la qualité. Et c'est sûr que tu vas. Pas c'est de problème. Vrai. Non, mais c'est vrai. Soir. C'est un beau métier qui dure longtemps. Il è un buon mestiere, no? Si va, si va. Voilà. Chi è che può intervistare ancora?
Ho già dato la mia ieri sera. Poi dato, non me l'hai data a me. No, ma l'ha data a lui, è lo stesso. Tu non puoi dire, mi ha detto che non me l'ha data a me, l'ha dato a lui. Che problema ci sono? Vieni qua un attimo. Non essere scorretta. No, io sono molto corretto e sono molto professionale. Ti sto facendo un'intervista molto seria. Cosa dici di questa serata così fra amici della distribuzione automatica? Vabbè, mi sembra comunque fantastico che siate riusciti, diciamo, ad abbinare il mondo del business con il mondo del divertimento e riuscire ad interscambiare, diciamo, le diversi punti di vista di questo meraviglioso segmento che è il vending. Questa sera apportare dei cambiamenti che siano, diciamo, fruttiferi per tutti quanti. Perché questa sera è una serata particolare, sì, in cui la gente riesce anche a dialogare senza avere quel preconcetto. Tu sei un venditore, io sono un acquirente. È vero. Si cadono le barriere. Ci siamo dimenticati, diciamo, che stiamo lavorando. Hai dimenticato, ecco, le barriere. È vero. E questo è importante. Ciao, grazie dell'intervista. Tu stai zitto. Come stai? Oh, ma come sempre. Ecco, tu mi devi spiegare questa serata, il tuo punto di vista di questa serata. È un punto di vista meraviglioso, il vending italiano si sta internazionalizzando, vale a dire che stiamo, no, non posso dirlo, facendo. Questa è una carognata da parte tua. Facendo macello. Tu devi essere espressivo, dare. Più espressivo di così. Culo. C'hai il culo a livello del cuore tu, ma che può anche essere? Va bene. Sei un grande. No, ma tu cosa ne pensi invece? Io sono entusiasta. Ci stiamo dentro o no? Sì, ci stiamo dentro. Perché il nostro mestiere è il mestiere, più vecchio del mondo. Le puttane? No. Allora, qual è il mestiere che prima paghi e poi fa l'erogazione? Beh, ci sono diversi. Il più vecchio del mondo. Il secondo chi è? Sono i gestori. Cazzo, i gestori, è vero? Che prima poni il dinero e poi dopo ti dà l'erogazione. Al massimo, se non te la danno, ti dai una pedata. Esatto, e ti restituisci i soldi. E non te le restituisci. E se ti sei dentro te con la tua macchina. Ciao. È un ciao. Grande. Ciao. Un grande. Si parte molto male. Pourquoi vous dites? Guarda, mi sto drogando in questo momento, non la vedo una cosa. Lascia perdere a fumare. Dimmi. Cosa ne pensi di questo viaggio del vento? Una buona cosa, no? Pensi, siamo nella stessa ditta noi, siamo nella stessa ditta. Spero che non ti conosce, parla a te. Bene, dimmi. No, dimmi te cosa ne pensi di una serata così nel vending. Penso tutto il bene possibile, che unisce, si conosce. No, ma poi l'armonia dell'ambiente, le belle ragazze. Quindi magari non essere maligno. Dai, fanno parte, che nel vending fanno parte del vending anche loro. Ma dei più dovrebbero arrivare e fare parte del vending. Sei un simpatico bastardo. Buonasera. Je parle pas italien. Je parle français. Dire quelque chose, qu'est-ce qu'il est le vending ce soir? Le vending ce soir, c'est la fête et l'avenir de demain. Il est l'avenir de demain? Oui. Super. Merci. Merci. Scusa Claudio, è una serata particolare questa, per piacere, vediamo di dare qualcosa a quello che può essere un avvenire della distribuzione automatica, dove noi possiamo guadagnare un po' di soldi. Dimmi cosa possiamo fare. Per guadagnare soldi bisogna vendere caro.
bisogna vendere col servizio giusto, al prezzo giusto e soprattutto fate l'amore che è bello. Scusa un attimo, voi state già vendendo bene, il servizio lo date e vediamo anche di dare qualcos'altro. Qualcos'altro non lo so. Non dai qualcos'altro? No, so. Ascolta, a parte tutto, è una serata spettacolare questa. Certo, molto... il Vending Cruise è top. Certo. Va bene. Io dico che è top, ma secondo te possiamo migliorare questo Vending Cruise? Allora, per migliorare bisognerebbe avere più ragazze. Più ragazze. Però... Vabbè, facciamo un carico di escort, no. Cosa vuoi? Però la professione ha bisogno... di più forza sul terreno, più servizio, prezzi giusti, e così guadagniamo un po' di soldi e facciamo degli investimenti per il futuro. Se riusciamo a guadagnare soldi possiamo anche fare investire. Qualcosa di valido, certo. Investire e dare un servizio migliore ai clienti. Claro. Ecco, e voi che siete una primaria marca del caffè, datevi da fare. Ah, noi stiamo seguendo con un certo interesse. Vabbè. Claudio, io ti saluto, ti anch'io ringrazio. E ti ringrazio. E vediamo di ritrovarci. Forza! Forza! Forza Milan! Guarda come è contento. Hai visto tuo marito come è contento? È contentissimo. A farti parlare un po'. Cosa ne pensi del vending? È fantastico. Si diverte. Ti diverti? Sei un fan. Ma tu pensa che sei una di quelle fortunate. Perché sei il vending e sei a Parigi. È vero? No, non ti bacio perché c'è tuo marito, non ti bacio perché non voglio crearti problemi, mi farebbe piacere. Ma perché bisogna sempre dividere il personale dal professionale. Digli che sono degli sporretti, quelli là che stanno chiacchierando. Guarda, c'è tuo marito dietro, che fa le facce. No, non, va bene, scusa, questo Spagna. Che stupido. Spagna. No, a buon conto, è una bella serata, diciamo così, e la gente quando in questi frangenti riesce a aprire un dialogo, si parla e non c'è quella barriera fra il venditore e l'acquirente che ti blocca, così ridi e scherzi e viene fuori tutto. Stavano dei rapporti molto, più umani. Molto interessanti. E se tuo marito vuol fare lo spiritoso pensando che io sia scorretto, dagli una pedata questa sera. Eseguirò immediatamente. Ciao. Grazie di tutto. Allora, se suar c'è una soirée con la distribuzione automatica, cosa tu pensi della distribuzione automatica? Se suar il è una soirée della distribuzione automatica, è pour toi. Ce soir, je vais vendre du café et de qu'est-ce qu'il est le machine de la distribution automatique. C'est bien, c'est cool. C'est vrai. Oui. Alors, bonne nuit. Merci, bonne nuit.